settimana scorsa? No, un pochettino. No, la settimana scorsa no. Salve ragazzi, benvenuti in questo mio primo video. Quest'oggi vi voglio mostrare gli arrivi di questa settimana, tra cui tre libri che mi sono stati regalati da Angela e da Giampaolo, i quali ringrazio e saluto. Un libro che mi è stato inviato dalla casa editrice La Sonzogno, l'ultimo è un libro che ho vinto io in un giveaway qualche tempo fa, che mi è arrivato la settimana scorsa ma che non vi ho mostrato e perciò ve lo mostro oggi. Iniziamo con i libri che mi sono arrivati l'altro giorno, i regali che mi sono arrivati l'altro giorno e come ho aperto il pacchetto, non sapete cosa ho trovato, una cosa meravigliosa, ogni libro in un singolare pacchetto che poi che vi mostrerò in questo momento con la foto che ho fatto, che sono... Ecco qui il terzo capitolo della saga di Darkhaven di Bianca Leoni Capello. Io possiedo già il primo, già il secondo, che sarebbe questo qui, che mi è stato inviato tempo fa dalla casa editrice, ma che ancora non sono riuscita a leggere perché ovviamente mi mancava il primo e l'ultimo. Adesso l'ultimo ce l'ho, mi manca soltanto il primo. Appena lo acquisterò, penso che lo leggerò. Li leggerò tutti insieme, ovviamente. Quindi questi qua sono i primi. Uno, due. Il secondo che mi è stato regalato sempre da Angela e da Giampaolo è il quarto capitolo della saga della Guerra degli Elfi, che sarebbe La figlia degli Elfi. Riuscite a vederlo tutto? Questa copertina è fantastica. Se non mi sbaglio, la copertina è... Il disegno è stato fatto da Paolo Barbieri, grafico che io ammiro tantissimo, quindi questo qui è il quarto. Io possiedo già il, no, il quinto, scusate. Io possiedo già i primi quattro in un formato unico. Sarebbe eccolo qui. Hanno ripreso la stessa. Paolo ha rifatto la stessa proprio. Ha ripreso lo stesso soggetto, bellissimo. Io questa saga l'adoro. E questo qui. Quindi questo qua sarebbe il capitolo conclusivo di questa saga che ho letto tanto tempo fa, ma che non ho recensito. Quindi penso che prima di rileggere questo qui, mi rileggerò tutto quanto. Prossimo libro è un libro che io era nella mia lista dei desideri da tantissimo, da quando me lo ha consigliato mia cugina. Sto parlando di Stay, un amore fuori dal tempo, che dalla trama mi sembra tantissimo un film che io amo, che sarebbe La casa sul lago del tempo. Non so se lo conoscete, se casomai non lo conoscete, guardatelo perché è fenomenale, un bellissimo film. E dalla trama sembra proprio che si basi principalmente su quest'amore in due dimensioni diverse, tipo presente, futuro o passato e presente, e quindi sono curiosissima di scoprire come sia il libro. Ah, dimenticavo, di questo qui c'è un sequel che si chiama Away. Sono dei romanzi autoconclusivi, però da come ho letto in rete, in Away ci sarebbe spiegherebbe più o meno i viaggi nel tempo che si fanno in questo volume qui. Quindi mi sembra che sono soltanto due, Stay Away, sono della Mondadori e niente, è questo qui. Poi passiamo con il libro che ho vinto nel giveaway, che sarebbe questo, di Francesca Rossini, Phoenix. Quando ho partecipato al giveaway era in formato ebook, solo che io non amo gli ebook, quindi
sono un po', come dire, contraria. Ho chiesto a Francesca se c'era, se veniva fatto il cartaceo, lei mi ha risposto di sì, perciò ho voluto aspettare e infatti eccolo qui, mi è arrivato la settimana scorsa, solo che non ve l'ho mostrato, quindi ve l'ho mostrato oggi. E per ultimo vi mostro l'omaggio della Sonzogno, Mistero a Villa del Lieto Tramonto. Eccolo qua. Questo libro è molto, la storia è molto particolare e parla di tre vecchiette che si ritrovano coinvolte nell'omicidio del cuoco della casa di riposo, diciamo, di questa villa, e faranno in tutti i modi per cercare chi sia stato il colpevole. Ne ho sentito parlare molto bene a rete, perciò appena ho avuto l'occasione l'ho richiesta alla casa editrice, che mi ha gentilmente inviato la copia. Appena terminerò la lettura che ho in corso, cioè gli Aurion, che purtroppo ancora mi ritrovo a leggerli per via di tempo, di motivi di tempo, sono stata un pochettino presa così e sono bloccata, sono rimasta bloccata e in attesa che arrivi Opal, no Opal, scusate, Opposition, leggerò questo. Niente, siamo arrivati alla fine, questi erano i nuovi arrivi, giù vi lascerò il link del blog e la fotografia di tutti i libri messi insieme. Niente, grazie, ringrazio tutti coloro che mi seguono, continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Un bacio, alla prossima!